mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Zanetti, che la dedica a Jacopo Ceresi. La mini recensione di cui devo parlare è su un film ed è su La Stangata di George Roy Hill, con un grande Paul Newman e con un fantastico Robert Redford. È film della nuova Hollywood, 1974, uno dei film di, diciamo così, inganni di truffa più famosi al mondo. La trama si riduce in tre righe praticamente. John Hooker è un giocatore d'azzardo che ormai ha spillato di tutto alle organizzazioni criminali, che quindi è nella merda, e si allea, visto che non riesce più a fare un soldo, insieme ad un altro criminale, Erin Gondroff, che è noto appunto per essere uno che architetta grandissimi truffe, e i nostri due insieme si mettono insieme per fare appunto questa stangata verso il potentissimo e pericolosissimo Lonegan. Di lì poi tutto quello che accadrà, insomma, un film che ha ispirato poi altri 6.000 film, anche quello di Di Leo, milioni di film italiani, francesi e giù di là. Film fantastico sotto il piano della messa in scena strepitosa, musiche notevoli e montaggio ottimo per un film che passa appunto dal thriller, dalla tensione al noir alla commedia. È un film molto divertente, dissacrante e un'altra volta che mette degli antieroi, insomma, di fronte alla macchina presa, così come durante gli anni 70 la nuova Hollywood amava fare. Insomma, 2 ore e 10 di perfetta cinema, di perfetta armonia fra la recitazione, la messa in scena, le scenografie, i costumi, un montaggio straordinario. Poi ci sono delle battute fantastiche, quindi questa commedia avventurosa, diciamo così, con punte noir, è veramente un caposaldo della storia del cinema americano. Secondo me un capolavoro assoluto, tutti lo dovrebbero possedere. Un film veramente immane, con due protagonisti, uno più bravo dell'altro, che riescono a fare dei duetti giganteschi. Inoltre la storia è veramente ben scritta e i colpi di scena arrivano a sempre al punto giusto. Quindi per me grandissimo film questo, lascio il link qui sotto, spero che si trovi, ma si trova perché io ce l'ho. E questa stangata è uno di quei classici film che, insomma, non dovrebbero mancare nella collezione degli amanti del cinema puro, vero, insomma, di quelli che cercano nel cinema qualcosa di diverso dal solo intrattenimento, anche se qui, ripeto, Hill fa un lavoro incredibile e riesce a girare un film che intrattiene, ma che comunque critica un certo tipo di società e che mette un'altra volta, ripeto, come protagonisti comunque dei delinquenti, e questo a me fa solo simpatia, proprio per la lettura, ecco, in un certo senso anti-buonista che il film vuole darci. Un film fantastico e, ripeto, che secondo me, e qui sotto rimetto c'è il link, poi mi piace, iscrivetevi al canale, fatevi fare, donate su Patreon, un film che non dovrebbe mancare nella collezione di nessuno. Coppia di attori straordinari e regista almeno da considerarsi un mito, visto che George Roy Hill è uno che ha girato roba veramente fantastica, tra cui appunto questo, La Stangata.